La Costa dei Trabocchi è la prima copertina del Giro d'Italia edizione numero 106, con la grande partenza abruzzese e una cronometro iniziale molto interessante proprio sulla costa, sulla pista ciclabile che costeggia il mare Adriatico fra Fossa Cesia Marina ed Ortona. Una cronometro di 19,6 km, quindi non un prologo, i prologhi devono essere sotto gli 8 km per essere definiti tali. Inizia il Giro d'Italia con Pippo Ganna e Remco Evenepoel fra i favoriti di questa crono, Primož Roglič e lo stesso Evenepoel, i due grandi volti. In ottica classifica finale, 16 km del tutto piatti, quasi senza nessuna curva, e poi gli ultimi tre a salire verso il centro di Ortona, circa il 5% di media, con punte all'8. Mats Pedersen è il primo uomo a settare un tempo importante, 22:20, 52,6 km orari per l'ex campione del mondo, che si presenta con velleità color ciclamino a questo Giro d'Italia. Poco dopo verrà battuto da un ottimo Brandon McNulty, chiamato all'ultimo momento al team UAE, ma già evidentemente in ottima forma, 22:06, 53,2 km orari di media. È una cronometro molto veloce. Jay Vine è una delle due carte in teoria per la classifica del team UAE Emirates, insieme a Joao Almeida, e stampa degli ottimi tempi ai primi due intermedi per poi battere McNulty di soli 2 secondi. Si comportano bene dunque gli uomini del team emiratino. Jay Vine era al rientro dopo un lungo stop, aveva fatto vedere ottime cose già a cronometro quest'anno, vediamo se può diventare un uomo da classifica dopo aver vinto tanto in fuga alla Vuelta l'anno scorso. Dietro di lui però c'è Tao Gegenhardt, ex vincitore del Giro d'Italia, viene dalla vittoria del Tour of the Alps, passa davanti a tutti, ha un'ottima gamba Tao e continua a dimostrarlo in questo 2023. Manca però l'ultimo emiratino, Joao Almeida, il favorito per la classifica della squadra di Tadej Pogacar, e c'è l'ennesimo sorpasso in cima a questa cronometro molto divertente, molto combattuta. Joao batte di una decina di secondi Tao, si mette al primo posto, stampa un ottimo tempo, sarà difficile batterlo anche per il quartetto che sta per partire: Remco Evenepoel, Primož Roglič, Stefan Küng, Pippo Ganna, i quattro migliori cronomen o giù di lì di questa cronometro, partono tutti nel giro di 4 minuti. È spettacolo sul lungomare abruzzese, ma Remco Evenepoel ha deciso di rovinare la festa a tutti. 58,3 di media al primo intertempo, imbarazzante, 26 secondi dopo metà crono su Primož Roglič, il suo principale rivale per la classifica finale. Remco Evenepoel al secondo intermedio, prima della salita ancora 30 secondi su Joao, che però in quello strappo finale è andato veramente forte. Filippo Ganna dietro cerca di inseguire l'impossibile tempo di Evenepoel, ma è dietro 15 secondi dopo secondo intertempo. Evenepoel sembra assolutamente imprendibile quest'oggi, con la sua cadenza furiosa e un 60-11 montato a livello di rapporti. Il campione del mondo su strada va a battere tutti quanti sul traguardo di Ortona, da 29 secondi a Joao Almeida, una crono da 55,2 km orari. Fenomeno Remco Evenepoel. Dietro di lui però c'è ancora chi teoricamente può batterlo, anche se sappiamo che Primož Roglič è stato dietro in tardi intertempi, infatti arriva faticando quarto, 43 secondi per lui, è già un gap importante in classifica fra lui e Evenepoel. Arriva col suo stesso identico tempo Küng, forse meno brillante di altre volte, ma gli piacerà di più la cronometro centrale del Giro di Cesena totalmente piatta, così come piacerà di più anche a Filippo Ganna, che alla fine arriva secondo a 22 secondi da Remco Evenepoel, 54,2 di media per il campione italiano e due volte campione del mondo a cronometro. Oggi è delusione per Pippo Ganna, ma non è una questione di prestazione, era arrivato davanti a tutti gli esseri umani, ma di fronte a tutti c'è un alieno con la maglia rosa sulle spalle da domani, Remco Evenepoel. 29 secondi Almeida, 40 a Tao, 43 a Primož Roglič, 46 a Jay Vine e poi via via tutti gli altri. Una crono che ha evidenziato svariate buone prestazioni di questi corridori arrivati davanti, particolarmente i tre UAE tutti in top 8. Geraint Thomas perde un po' di terreno nella salita finale dopo due ottimi intertempi, Alexander Vlasov sta ancora cercando il meglio di se stesso in questo 2023, vorrebbe crescere nel corso delle settimane, perde 1:28 Damiano Caruso in una crono che certamente non sorride ai colori italiani, con Ganna unico in top 20 e beffato dalla crono assurda
assurda di Remco Evenepoel. Questa è la tappa di domani, la prima tappa per velocisti, il Giro d'Italia. 202 km ancora sulla costa adriatica da Teramo a San Salvo. Oggi Remco Evenepoel ha vinto la sua prima tappa in carriera al Giro d'Italia. Da domani indosserà maglia rosa. Ha già un tempo ingente su tutti gli altri, ma il Giro è appena iniziato. Ci vediamo domani.